Benvenuti amici di Pizza Plus in un nuovo video. Oggi faremo una biga con la macchina del pane della Lidl o qualsiasi altra macchina del pane. Per la biga al 50% di attrazione abbiamo 300 g di farina forte, 3 g di lievito fresco, quindi 1% sul peso della farina, e 150 g di acqua. Sciogliamo il nostro lievito in una tazzina con un po' d'acqua, così da velocizzare il nostro lavoro. Inseriamo la farina nella macchina del pane, poi l'acqua e il lievito e aggiungiamo l'acqua restante, pulendo bene la tazzina dove abbiamo sciolto il lievito. Facciamo partire la nostra macchina del pane al programma 7 in questo caso. Nelle nuove macchine del pane della Lidl il programma è, mi pare, a 11, ma potete tranquillamente guardare il vostro quello che indica la vostra macchinetta e scegliere un impasto per pasta. Perché scegliamo un impasto per pasta? Perché è il programma che ci permette di impastare tranquillamente senza seguire ore di lievitazione, perché la macchinetta, in questo caso della Lidl, con l'impasto per pizza avrebbe anche la funzione di lievitazione, che a noi serve soltanto impastare. Ho fatto partire di nuovo il programma per permettere un impastamento lento. Se avete questo modello vecchio di 2-3 anni fa, seguite quello che sto facendo io vedere nel video, oppure vi basterà impastare la vostra biga per 4 minuti. Togliamo la nostra biga dalla macchina del pane e la spostiamo in un contenitore. Qualsiasi contenitore va bene, è importante che sia da richiudere dopo. Se volete spezzare anche un po' la biga, fatelo tranquillamente, non c'è problema. L'importante è che dopo la chiudete bene, come in questo caso, molto forte. Lasciatela riposare un'ora a temperatura ambiente e poi mettetela tranquillamente in frigo per 24 ore. Con la biga che avete visto in questo video io ho realizzato un impasto per pizza. Come potete vedere nella foto sono venute fuori 4 belle palline, anzi pallone, e il risultato della pizza è stato veramente soddisfacente. Io in questo caso ho utilizzato una farina di biga per fare la biga, una farina integrale. Voi potete usare tranquillamente una 00 forte. Vi invito a provarla con la vostra macchina del pane e poi magari ci fate sapere nei commenti. Vi ringrazio della visione e vi do appuntamento a un prossimo video di Pizza Plus.